torni insieme a me, muovendo abissi di perché. Sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma. Soli siamo noi in questa notte, quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri, e poi chissà. Mancini al progetto culturale La mia isola. Avremo molto tempo durante i prossimi 6 giorni dedicati all'arte e alla poesia in particolare, per proporvi sensazioni positive attraverso la lettura dei versi presentati nell'antologia Ischia, un'isola di. Ma il primo minuto di questo evento, Bruno Mancini, ideatore del progetto culturale La mia isola, desidera dedicarlo a colui che per primo ha creduto nella sua idea di riportare la poesia sul palco di primo piano che le compete nell'attuale società italiana, consentendo, mediante il suo apporto operativo, che si creassero le circostanze utili a stimolare il desiderio di partecipazione da parte di importanti personaggi della cultura nazionale. Bruno Mancini vuole che si sappia con chiarezza che non ci sarebbero state nelle nostre antologie, né tutta la lunga serie di iniziative culturali, promozionali e turistiche, delle quali avremo modo di accennare in seguito, senza la convinta adesione di Domenico, al quale va il nostro primo applauso. La mia isola è un progetto culturale che si avvale di validi artisti disposti a collaborare in prima persona alla realizzazione degli obiettivi culturali fissati, e cioè la diffusione della poesia, dell'arte e della cultura in generale. Data la frequente latitanza delle istituzioni, che spesso lasciano la cultura in balia di se stessa e dei propri mezzi, i nostri ambiziosi progetti si avvalgono del supporto di sponsor e della loro pubblicità in generale. È forse ardita l'idea di accostare poesia e pubblicità, ma riteniamo i fini che ci prefiggiamo tanto importanti da farci superare il disagio che questa scelta innovativa può inizialmente produrre. Disagi del resto ben noti a chi si incammini verso strade mai prima seguite. Ora vorrei fare un cenno alla struttura di questa e delle prossime serate. Allora, buonasera. Io sono molto carinamente appellato come Vox, la voce delle poesie. Siamo in un ambiente molto piccolo, io non la farei una cosa tanto ufficiale, voglio dire. L'isola, l'Ischia o un'isola di, è un libro molto importante. Per quanto ci riguarda è un libro che ha scoperto, ha fatto scoprire alcuni dei poeti più importanti che esistono in questo momento, al di là di Roberta Panizza e di Bruno Mancini, che sono sufficientemente conosciuti, credo, da tutti. Quindi io, che ho l'onore e l'onere di fare anche il presentatore, intanto comincio a presentare me stesso, dato che sono il primo e rimarrò sempre il migliore, questo lo dico. Allora, io sono nato a Napoli, sono quindi napoletano. Mia madre era napoletana, mio padre. Il cielo è plumbeo, il mare ha fermato i suoi palpiti d'onde, la spiaggia è deserta. Sulla scogliera si stagliano due ombre, anime in pena, ed una voce che balbetta addio. Suona blasfema nell'apocalisse d'un cuore. Un pugno di cenere rapite dal vento finisce nel mare, in abissa. Due anime si allontanano, lasciando solo un ricordo nel tempo. Il destino ha deciso. È la tua assenza, silenzio nel silenzio, nell'abissale vuoto dei miei giorni che vivo ormai nella monotonia di gesti, frasi fatte e indifferenze. La gente, il mondo, maschere di gelo, cavalli pazzi sono i miei pensieri che corrono cercando praterie. Io sono schiavo qui del nostro ieri e tu
sei soltanto una fotografia. E basta, perché dietro c'è la traduzione in inglese. È una giovane poetessa sarda, si chiama Virginia Murru. È una persona che io ho conosciuto solo per telefono, perché fra noi ci si conosce. Io ho conosciuto per la prima volta Fanizza, leggo le sue poesie da sei mesi, ma comunque l'ho conosciuta oggi. Questa signora, Virginia Murru, vive in Sardegna e ha sempre amato la scrittura e la lettura fin da ragazzina. Ha vinto tantissimi premi letterari, moltissimi, anche molto importanti, restando continuamente legata a una realtà che non ammette presunzioni né facili trionfalismi. Di se stessa dice, e lo leggo perché è importante, è il suo pensiero su se stessa: la parola ha un fascino che attrae, mi rimbalzano dentro i suoni che produce e senza sapere mi ritrovo nella sua orbita. In questi modi di pensiero la poesia è una forza di gravità alla quale piacevolmente mi sospendo. Scrivere per me è fuga, rifugio. Era sera a Dormeggi. Dovete pensare che questa ragazza è sarda. Nel suo sito sotto c'è una musica bellissima di De André, che viene da quel disco famoso della Sardegna. È sarda, quindi è una persona isolana, e quindi parlo di voi che siete isolani lo stesso, ma soprattutto sarda. E i sardi sono estremamente diversi dal resto del mondo. Beh, era sera a Dormeggi. Vele immobili all'evento ed io tremavo in approdi di possibile importo. Orde di ragioni non sapevano di giardini pensili nel cuore, fioriti all'insaputa del rigore, e sulla cieco andare solo pietre a siglare il corso al nostro passo. Piuttosto che leggere io, che è originario di Lancome, non me la sento, lo leggo io. Dunque, è originario di Lancomeno, quindi è di qui, è di vostro concittadino. Vive a Ischia e tra un impegno lavorativo e l'altro si dedica alla poesia, per i cui versi si ispira ascoltando le musiche di tantissimi cantatori che sono tutti quanti nel nostro cuore. Fabrizio De André insieme al suo amato cane. Non so come si chiama, come si chiama? Puccio. Puccio. Bene. In tale occasione trova modo di coltivare anche la sua passione per la fotografia e per la pittura, quindi è un artista completo, direi. Tipiche forme di espressione artistica che sono molto consone agli splendidi paesaggi che la lussureggiante natura dell'isola d'Ischia propone ad ogni angolo di strada, su ogni crinale di collina e tra le anse delle sue coste, a tutti i punti di Franco Calisso. E con il rumore del respiro del mio cane e tra il fumo dell'ultima sigaretta accesa, la musica della pioggia che mi spalma i pensieri, il buio di un altro giorno che finisce, la noia di un risveglio uguale a ieri, le mie fantasie fatti di voli e boschi da attraversare e vivere e silenzi da amare. Sono lo specchio della mia anima in tumulto. La noia di domani sarà uguale a quella di oggi. Ma queste due sono queste chiama figlio. E poi se Calisse ci vorrà dire anche il perché ha scritto questa poesia, saremo tutti grati. È mio figlio, disperazione della mia anima, cuore in frantumi, occhi distrutti. Non volevo con te volare, ma provarci, sì.
non carezze sul petto, ma neanche questi pugnali. Io sono stato io a darti una barca troppo piccola e tu non riesci a navigare in questo mare. Un padre. Passo lento, occhi giù, sguardo assente, ho visto un padre. Era mio padre. Ero io padre. Ho letto disperazione negli occhi. Ho visto la sua forza finita nei suoi occhi stanchi e una frase saputa. Cosa fare? Devi vivere, continuare. Perché? Non so, vecchio amico, se avessi saputo oggi sarei vivo. Non ho risposte né consigli per te, perché non ne ho mai avuti per me. Voglio ringraziare il nostro Dalito. Mi unisco anch'io a questo applauso. Omaggio alla nostra Roberta. Roberta Panizza, che insieme a Bruno Mancini, sapete, è la patron di questo discorso. Io sono solo la voce. La poesia di Roberta Panizza si chiama Tu, poesia. Tu, sul ciglio del mio baratro, aliti umori di sottofondi e mare, salmastro che emerge nelle notti e spinge a guardare ciò che dentro muove l'urlo in pieno petto. No, non posso con gli occhi toccare a lungo il tuo volto, che mi fa pietra in faccia al ghigno delle serpi destino, e mi racconto, spiando di dispiego a te, definizione dell'esistere senza. Mai spesso lascio che il tuo magnesio mi dirami di luci dentro, fingendomi sempre che sia tu a non morire. Bruno Mancini. Il volo verticale di un elicottero distingo, il fumo di un battello si spande in loco. Profeta, eccomi, vicino ai miei bagliori. Brucio superfici senza suoni, piuttosto che partire suoni di seghe. Ricordo il crepitio di una mitraglia, sotto gli archi scuri di un portone, addosso ai cani uomini il piombo dei proiettili, e le piante pesanti di corpi, e i fiori sparsi per terra. Quel grido di pianto di bimba, mentre c'erano scarpe chiodate. Ricordo la cella bassa e il sapore di aria viziata, alle volte sporche ignobili croci affanno, il brusio, mentre c'erano scarpe chiodate. Sua madre, sporca di sangue, accoccolata tra luci e ombre di ferro, e lì pensando di bene e di male, di male, di male e di bene. E poi capimmo pietà, che sola eri triste. Siccome i miei organizzatori non hanno pensato che uno che parla per mezz'ora gli si secca la lingua, noi poi inizierà, ci sarà la musica. Ci sono dei ragazzi bravissimi, io li ho sentiti due minuti fa, sono i maghi della chitarra. L'ultima poesia che vi leggerò è di Alberto Liguoro. È una poesia dedicata a Isabella Allende, che tutti voi ricorderete come una, no, quella del cinema. La gioia se n'è andata. Almeno per alcune stagioni ha preso il suo posto la lotta.
sovvertire il tempo, cambiare ogni anno l'ordine delle stagioni. Perché no? È solo per te cambiare gli anni? Perché no? Si allontanano gli appartenenti a un altro mondo. Ti allontani lungo quella strada sempre azzurra. Il tuo mondo. Raffaele Colombo e Davide Di Pinto. Sorridi a queste onde antiche, l'eterna patria di marinai senza paura. Tu che viaggi sempre i vortici del nulla e non sai chimere per la chiglia, le schiume d'arcobaleni e le incerte scie di luminosa pace. Rinuncia al guado a questo attimo di luce, ma non ti cedi. Per chi ti cerca, urli come brace. Notte di deserti. Che gelido crepuscolo di sogni in questa notte d'ombre senza luna. Scivola il suo canto antico, il vento su dune di pensieri lasciati bianchi ad aspettare. Qui c'era il sole. Ed è un sussurro di silenzi, lenta ascesa, il tepore lieve su queste inerti fiume d'ombre. La terra calda ancora sorride, se solo ancora durerà il ricordo. E adesso Bruno Mancini. Quando sarò pensiero, su cigli di visioni dagli orizzonti nitidi verso stelle di mie antiche iscrizioni, oppure anche il tempo in cui sarò passione, nel buio ottuso per lunghi sguardi amorosi lasciati illanguidire dalle mie tristezze, di certo, o forse, il giorno che sarò ricordo, travociare arruffato di vecchi amici artici sulle note matte delle mie sortite, non posso, non voglio, quando sarò pensiero la docile coerenza strappata a mani unite dai cesti di delizie per gli epigrammi delle tue certezze. Non posso, non voglio. Il tempo in cui sarò passione, il tempo in cui sarò passione, la mascherata tenerezza, oltre effimere apparenze di abbracci mafiosi,
interrata sotto il magma del tuo vulcano. Non posso, voglio. Il giorno che sarò ricordo, il giorno che sarò ricordo, il giorno voglio, il nostro giorno voglio intero, dal primo all'ultimo minuto, dal primo all'ultimo sorriso, dal primo all'ultimo tuo bacio. Ovviamente Bruno Mancini, brulichio di tante palline. Brulichio di tante palline buttate a caso insieme per terra. Come fai a parlarmi? Quel fiore che vive una notte per ogni 100 anni. Come fai a parlarmi? Ricordami qualcosa. A quest'ora. A quest'ora. La pelle ubriacata, come se io stessi ancora ad ungerla di gin, nell'ombelico vuoto, piccola coppa, e a grande mano stendessi al seno, al collo. Girati, tutta la schiena è natiche, piuma. Sulle montagne un forte vento di neve ha ricoperto gli alberi. Come fai a parlarmi? Quella tua lunga verginità, presa in 2 ore su un letto di tovaglie. Brulichio di tante palline, buttate a caso insieme per terra. Ecco ciò, vi ringraziamo. La serata credo si sia svolta in maniera piuttosto piacevole. Questa è la fine della prima puntata, ce ne saranno altre ancora. Speriamo di rivederci o di rivedervi. Ora abbiamo un altro per essere intervenuti e per le prossime serate, se volete, Daniele Colombo e Davide Di Pinto. Voglio innanzitutto ringraziare Bruno Mancini e Roberta Panizza per l'occasione che ci ha dato stasera di essere qui con voi. E ci teniamo a dire che i brani che abbiamo fatto prima si chiamano, il primo era Partenza, il secondo invece si chiamava Viaggio. Sono dei brani di un violinista di Pozzuoli, Lino Cannavacciuolo. Forse qualcuno lo conosce perché tempo fa suonava con Beppe Parra, ora invece è un violinista solista. Lui un po' confusi nel prima con il poi, avvinti e tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo.